siamo una piccola cooperativa che si chiama l'Alzavola e che gestisce questa zona, quest'area, insomma l'area dell'Osino Turistica La Valle. Le attività che facciamo sono sostanzialmente tre. La prima è siamo aperti quindi per le visite dei turisti, bird watcher, fotografi, ma anche famiglie, insomma tutto l'anno. Si paga un piccolo biglietto, 4 euro, c'è anche il binocolo, e quindi è possibile fare le visite. D'estate facciamo anche le visite guidate, sempre così turistiche. Poi lavoriamo, prima della pandemia, molto con le scuole, quindi avevamo circa 5.000 ragazzi ogni anno che venivano a fare educazione ambientale, quindi la visita dell'Oasi, abbiamo anche un laboratorio con i microscopi per così, la vita in una goccia d'acqua, per le piante. E poi abbiamo anche una stazione ornitologica qui da 30 anni, perché dal 94 che siamo qui, che facciamo attività di ricerca in campo ornitologico, quindi c'è tutto lo studio delle migrazioni, proprio le catture, l'inanellamento degli uccelli. Poi facciamo questo in collaborazione con l'osservatorio faunistico della regione, anche i censimenti degli uccelli svernanti, monitoriamo le specie nidificanti, ecco, questo in estrema sintesi. E poi c'è tutta l'attività di manutenzione, perché chiaramente qui non si mantiene da solo, insomma, tra l'erba, i rovi, le canne, insomma c'è un grandissimo lavoro, insomma, con decespugliatore, motosega e compagni per tenerlo aperto, perché questo è un posto che se tu l'abbandoni nel giro di un mesetto diventa completamente inaccessibile. Questa è quindi estrema sintesi quello che facciamo. C'hanno tutti il mito del lago di Garda, quindi se non c'è l'acqua limpida, senza insetti, fa schifo. E quindi stanno tutti l'idea che noi abbiamo questa sfiga enorme da avere questo lago, che invece che essere il lago di Garda purtroppo è il lago Trasimeno. Mentre invece io vedo quei turisti, viene qui c'ha una mentalità diversa, sono tutti entusiasti. Diciamo, un posto così bello, tutto conservato, le coste sono tutte integre, no? E purtroppo però la cosa non passa. E questo era un posto che se tu avevi investito, senza fare infrastrutture, investito... Manutenzione. Manutenzione, anche, non so, un sentierino di terra, due passi. Questo è un posto che c'era delle potenzialità. E c'è un aspetto che è unico, cioè non c'è un lago uguale, no, che non è... lago di Garda, ma non è manco la palude, poi paesaggisticamente c'è pochi uguali. Il tramonto che si vede qui dalla passerella, insomma, ancora c'è gente che, ma sono 10 anni che a momenti che è chiusa, ancora mi telefona che vuole venire a fare foto. Le passerelle sono 10 anni che è chiusa? Quella dal, no, 10 no, ma 6, 7. Trent'anni fa era l'avanguardia, adesso se ci fossero state due passerelle, 2 chilometri di sentieri e 10 capanni era un posto così a livello nazionale sicuramente. Purtroppo non ci si è mai creduto, sta sempre vista come una cosa sì per quei 4. Abbiamo realizzato due brevi sentieri con dei capanni, chiaramente tutti fatti tra virgolette in casa, e che consentono insomma di fare birdwatching, anche di fare foto naturalistiche. Questo il capanno è famoso perché ci vengono sempre i martin pescatori su quei paletti che vedete lì. E qui ecco, quest'estate è stato pieno tutta l'estate di fotografi, perché non è che sia raro il martin pescatore, però è difficile averlo comodo da fotografare. Qui ce n'erano, ecco, c'era sempre la fila dentro questo capanno per fare le foto, insomma. Comunque ecco, qui siamo sono tutte zone molto ricche di fauna, quelle acquatiche, anche qui in mezz'oretta minimo 20-30 specie diverse le vedi. Comunque sì, censite qui più di 200 specie.